Martedì 31 gennaio, in occasione della festa di Don Bosco, a Castelfranco di Rogno è stata celebrata una Santa Messa, durante la quale è stata benedetta la prima pietra dell'ospedale di Tonj, nel Sud Sudan. Il pensiero di Don Omar Delasa è andato a Don Bosco, maestro dei giovani, a padre John Lee, medico salesiano, e a Monsignore Cesare Mazzolari, vescovo bresciano che ha saputo insegnare ai volontari l'amore per quel popolo lontano. Questa sera, implorando davvero la benedizione di Dio su questa pietra, ho potuto coronare il mio sogno, il sogno di Monsignor Mazzolari e di John Lee, che dal cielo sicuramente ci hanno guardato insieme a Don Bosco e anche loro hanno benedetto questo sforzo e questo impegno. Con la benedizione e sigillo della prima pietra, la realizzazione fisica dell'ospedale si avvicina a grandi passi. Il servizio sanitario sarà garantito da un pronto soccorso, dagli ambulatori per le attività sanitarie di base, da una sala operatoria attrezzata per interventi di primo livello e per attività cliniche specifiche, ma soprattutto dai reparti di ostetricia e pediatria. Questo ospedale ha come obiettivo principale il servizio dal punto di vista ostetrico e materno-infantile. Questo vista la grande necessità che c'è dal punto di vista sanitario e clinico in questa zona. Accanto al vecchio dispensario, già presente in fase di ristrutturazione, nascerà questa struttura, in grado di accogliere 40 posti letto e una palazzina destinata all'accoglienza dei volontari. Visto che questo tipo di attività prevede che si possano turnare all'interno delle attività normalmente svolte nell'ospedale, diversi volontari provenienti dall'Italia o da altre regioni che vogliono prestare il loro servizio. Un progetto irrealizzabile senza il sostegno di numerosi volontari e sostenitori. Vogliamo ringraziare tutti i benefattori per il contributo che hanno dato per questa costruzione di questo ospedale, che veramente ne hanno molto bisogno, perché penso che sia il paese uno dei più poveri in assoluto al mondo. Naturalmente molto c'è ancora da fare, ma la Valle Camonica sicuramente saprà continuare a dare il proprio sostegno. Chi fosse interessato ad avvicinarsi all'associazione può visitare il sito www.tonjproject.it e trovare tutte le informazioni necessarie. Martedì